non ci siamo inventati questa manifestazione perché sentivamo l'esigenza degli studenti del quinto anno di avere più informazioni possibili per scegliersi il percorso formativo da continuare dopo la scuola. Si svolge oggi e domani presso il magazzino 42 della stazione marittima di Trieste il nono salone dell'alternanza scuola-lavoro e delle professioni, iniziativa promossa e avviata dalla Camera di Commercio che fino all'anno scorso era ospitata presso le sale della sede camerale di Piazza della Borsa e che invece con questa edizione fa un salto di qualità. La manifestazione ha lo scopo di far incontrare agli studenti il mondo dell'economia e delle professioni più varie e infatti nei 30 stand allestiti nel padiglione sono presenti i rappresentanti dell'associazione di categoria, degli ordini e collegi professionali, dell'università, dell'azienda sanitaria, degli istituti di formazione tecnica superiore, delle forze armate e della protezione civile. Ma l'intervento della Camera di Commercio per favorire la conoscenza delle opportunità offerte agli studenti che devono obbligatoriamente effettuare 6 mesi di stage non si esaurisce con questo evento. Abbiamo creato un registro delle imprese dell'alternanza scuola-lavoro in cui tutte le aziende si iscrivono in questo registro in maniera tale che il studente possa poi scegliere l'azienda dove andare e mettersi in contatto con la stessa azienda. Oltre ai colloqui individuali, gli oltre 1100 studenti partecipanti hanno a disposizione 3 momenti di presentazione curati da esperti di settore e indirizzati su 3 focus specifici. In questo momento sono in atto dei convegni importanti tenuti da illustri personaggi nel tema del biomedicale, perciò tutto il mondo del biomedicale, della blue economy, del caffè, tutta la filiera del caffè. 3 settori importanti per l'economia della città e sono le sale piene di ragazzi e ragazze che stanno apprendendo delle realtà che magari non hanno mai conosciuto o mai visto a Trieste. Certo. Direi che è la strada giusta per poter dare delle informazioni giuste ai ragazzi e alle ragazze che poi vogliono proseguire il piano di studi universitario o istituti tecnici superiori o altre cose. Perché c'è, appunto, noi possiamo avere un segnale.